In latino, come in italiano, la subordinata finale esprime l'intenzione, lo scopo con cui viene compiuta l'azione della frase reggente. Per questa sua natura fondamentale, nella forma esplicita ha il verbo al congiuntivo con valore di volontà. Rivediamo il momento in cui Cinna e Mario si presentano a casa del padre di Cesare. Siamo qui, hic sumus, dice Mario, ego et Cinna, io e Cinna, ut tibi proponamus fili tui designationem, per proporti la designazione di tuo figlio alla carica di flamen di Alice. La principale è costituita da hic sumus. La subordinata finale, che esprime lo scopo con cui viene compiuta l'azione della principale, è introdotta dalla congiunzione ut, seguita dal congiuntivo presente proponamus. La congiunzione che introduce la finale è sempre ut, quando la finale è affermativa. Rivediamo ora la scena in cui il giovane Cesare scende da cavallo, che conduce senza redini, per salutare Cinna e Mario. Mi crura sufficiunt, mi bastano le gambe, crura, ne ex aequo cadam, affinché io non cada da cavallo, per non cadere da cavallo. La principale è mi crura sufficiunt e la finale negativa in questo caso è ne ex aequo cadam. Quando la finale è negativa, quando la frase finale ha senso negativo, è introdotta dall'avverbio negativo ne, che costituisce la negazione tipica della volontà. La subordinata finale è introdotta dalla congiunzione subordinante ut quando la frase è affermativa, dall'avverbio ne quando la frase subordinata è negativa. Nella finale troviamo sempre il congiuntivo presente o imperfetto in relazione al tempo della principale o della reggente.